So I'll introduce both speakers, and then we can have your questions after. Okay. So Maria Josefina Cesari is a legal translator at the Ministry of Justice and Prosecutor's General Office, Italian Supreme Court in Rome. She has worked as a teacher and journalist. Her PhD dissertation, University of Macerata, is on Italian, Canadian, and Italian-American literature. Her articles and essays have appeared in journals and anthologies, and she lives between Le Marche and Rome. And Angela Buono, a professor of chargé de cours de littérature francophone au près de l'Université de Naples, l'Orientale, spécialiste de la littérature franco-canadienne et québécoise. Elle fait partie du conseil de direction de l'Association italienne d'études canadiennes. Ses études de recherche portent sur l'œuvre de Heidi Brouwer, Marie-Claire Blais, Marco Micone et sur les écritures migrantes. So, Maria, just a minute. Thank you very much, Dominique, for presenting me. First of all, I would like to thank the Association of Italian Canadian Writers, especially Richard Anton, through which I met, actually, the association when I was doing my research studies for my PhD in Montreal in 2009 and 2010. So that's how I met this wonderful community of critics, writers, journalists, editors, publishers, you know, big group. And I hope, so I have been a member ever since, and I hope to give my contribution today as a critic, as an external critic, actually, and in the future as a member of the new founded Center for Italian American Studies at the University of Macerata, which will be presented in November this year. So I hope I'll find my little niche in Italian Canadian Studies. The paper today is the representation of Italy in Caterina Edwards as a senior wife and Rita Silesi, sometimes a dream in Italian. Now, a brief introduction. In this paper, I would like to compare the life and work of two women writers of Italian descent, Caterina Edwards, a Canadian-born author writing in English, and Rita Silesi, an American-born author also writing in English. I shall be focusing on two of the works, Caterina Edwards, as a senior wife, it's just published, as you see, in 2015, and Rita Silesi, sometimes a dream in Italian, where they depict a special relation with two parts of Italy, Sicily and Venice. So, just to give you a brief explanation of why it came up to my mind to compare these two women writers. When I first thought of comparing two women writers belonging to two different traditions, I purposely decided to choose two writers with a strong, although very different relation with Italy, because I was looking for something innovative that could implement my research work as an Italian scholar, as well as an Italian-American scholar. So I wanted to, in a way, to do something cross-border, both ways. Caterina Edwards and Rita Silesi have both been very innovative in a number of ways. Why? Belong to a new generation of Italian, Canadian, Italian, American women writers. They were brought up in North America. Their mother tongue is English. They speak Italian. Caterina Edwards used to say, I quote, I'm told that as soon as I could talk, I became my mother's translator. So, they use Italian words or dialect in their text as Bordier scissors. This is Robert Viscosi's definition. I mean, hidden signs of an Italian heritage. They regularly come back to Italy for work, for studies, for visiting. Their knowledge of Italy is broad and built upon the classics, personal experience, family roots, and probably the image of Italy in both continents, besides their own Italian, Canadian, Italian, American experience. Finally, they are completely different from the traditional writers describing the immigrant journey, and they are becoming more and more numerous each year. So, in a way, I have a few examples of these women writers in front of me today. So, in a way, I'm trying to give my contribution talking about you. And I would like to give a new definition. I would call them as the new travelers. Why are they so innovative? The genre or the tone of the books are very innovative. The genre for Caterina Edwards
The Sicilian Wife is a novel as well as a noir. The tone for Rita Scresi, sometimes a dream Italian, is a parody. As for the settings, their stories are located all along a triangle, that is Sicily, Venice, and Edmonton, Alberta, in The Sicilian Wife, where Sicily represents the focal point, and the other side, New Haven, Connecticut, New York, and Venice, for Katharina Edwards, in sometimes a dream in Italian, where New Haven represents the focal point. So, see, this is very different. On one hand, Sicily is the focal point, on the other hand, it's New Haven, so it's America, the focal point. As nominal and enable, respected in southern and northern Italy, Sicily and Venice become real and symbolic points of departure and or arrival, as well as two points of Italian immigration to North America. The only topic in common here is Venice, although in Katharina Edwards, the focus is on Sicily. No, on Venice. Venice is the place to go and visit in Scresi's short story and its songs, Fulvia's Husband, Passionate Motherland, in Edwards' novel. Since, I quote, that's what Sam says, he has too much nostalgia. Venice is the symbol of Northern Italy for both writers. For Katharina Edwards, an artistic, beautiful, but still corrupted city, where a migrant cannot return to. And in this, Sicily and Venice are alike. Now, my critical point of view. They all seem to go hand in hand with a new line of studies in Italian critical studies. Although the reasons are very different. The onset of Italian-Canadian and Italian-American studies within the regional context for Sicilian or Venetian authors respond to an historical consideration that migrants identify themselves locally or regionally, as you all know, you know, Paese, you know, and then hence Campanilismo. But also to a new field of interest, the building of a regional literary canon through a cross-border perspective. Probably give you, for example, the anthologies, you know, the, edited by Venera Fazio, Delia De Santis, Sweet Lemons 1 and Sweet Lemons 2. No, they are authors of Sicilian descent. But they all come from Canada, from the United States, and from Italy. So that's the main innovation. And or there is an horizontal regional perspective, for example, I recently read the book by Chiara Mazzucchelli, The Heart of the Life of the Island, on Sicilian American literature. Now, this is, looking from my Italian point of view, this also corresponds to the growing revival of regional works in Italian literature and criticism. So there is a parallel between the two critical lines. These works are conversely written in Italian with words, mottos, sentences of dialect, Sicilian, Venetian, Napolitan, Sardinian, within the Italian text. You all know Andrea Camilleri, I'm sure. No? He is the West well known, but we have others like we have Salvatore Di Foy for Sardinia and many other writers. And they are part of the literary revival of local stories in Italy versus global international stories. So you can see I'm trying to compare two new ongoing lines of criticism across the continent. Now, briefly, Katharina Edwards, The Sicilian Wife, and Italy, all the new needs. For those of you who haven't read the story, I'll give you a brief summary. The Sicilian Wife tells the story of three women. Why three? The first one is Fulvia Arcuri, a mafia princess, born in the Arcuri mafia clan in Sicily. Although she is supposed to abide by the family rules of honor, I quote, the Arcuri women actually dedicate themselves to feeding the flame of honor, or I quote, my father is a man of honor, she escapes to Edmonton, Canada, to free herself from the suffocating ties and duties of a criminal family. Her husband, San Mazzolini, a Venetian man, is murdered when he returns to Italy from Canada after leaving her. So the second main character is the chief of Arcuri police, Marisa De Luca, the first woman commissario in Western Sicily. She investigates the case and meets the boss of the Arcuri clan, Fulvia Sangolo. She hardly survives the job and has to fight against prejudice, mafia association, and corruption. So, anyway, so these are the two parallel stories of the book, but I believe there is a third woman, and the third woman is Sicily itself, because the island can only have a female connotation. It's the land of Persephone and of the Greek goddesses.
I quote, she said, Angel Sicily was the center of goddess worship. In Sicily there is, I quote, the lake of where Persephone was taken and Ares, the seat of Aphrodite. Where, I quote, Persephone was picking flowers. Sicily is a mythical land where all the new myths exist altogether. Sicily is the country of the four elements of the ancient philosophy, earth, air, wine, and fire. Hence the titles of the four parts of the book. She divides the book in four parts. The stones of Magna Integratia, not just the ruins, but what remains of the culture, says the author. But most of all, in Sicily, I quote, you could touch the past, taste it. That's the main line I like to underline. So, Sicily is the past. Fulvia tries to escape from the past, from Sicily, to reinvent herself elsewhere, a different future life, can only be accomplished in Canada. But, I quote, for most immigration from the past to the future is not so simple. In fact, the divide between the old world, Sicily, and the new world, Edmonton, Canada, it has here many aspects. The different landscape, the different weather, buildings, food, tradition, working and living habits are opposing the two worlds. Sicily is also the land of fairy tales and magic spells, where a blackbird or a lizard might as well speak to Fulvia as a child, I quote, just like in fairy tales. And when the world wait, I quote, three wishes or a special gift. But it's also the land where the Malocchio, and we're speaking about the Malocchio early this morning, the Eli, governs man's destiny. The dead speak to the living, saying that, that's in Sicilian, I quote, La più nura, I see black, heavy and good, rescue and damnation, oscillate throughout the novel and wait on the heroine's fate, they wait on the heroine's fate. And she says, for I was born to original sin and need redemption. Finally, a sense of doom pervades the old novel. What the Greeks called Tchuket, destiny. We can feel that Sicily is not a rational living place, but the kingdom of ruling dark forces. The old dark forces conjure with the new ones, the mafia groups, the Cosca, governing the island and foreshadowing other overwhelming forces like corruption, bribery, and politics. So, Catherine Edwards reads the mafia myth both in the light of the traditional Italian American cliché, but also in the light of Italian mafia ongoing myth, that is, the mafia as being connected with government officials and unsolved crime stories, like Aldo Moro assassinations. And it's a hot issue, you know, even now in Italy, and it's a myth of Italian politics. So she dares to talk about, you know, our myths. That's what really impresses me. As long as the Sicilian wife follows its time-space structure from the 1960s to the 1980s, the representation of Italy should be taken to the future. But the future is in Canada, not in Italy. The sense of doom remains. The ancient forces of hubris or conceit, leading to the gods' revenge or nemesis, and to the gods' enemies, the Thomas Tonsian, are still at work. Neither Fulvia nor husband will be spared, as the autumn warns the readers in the incident. So, Katrina was telling us in the beginning, I quote, for Fulvia Cuni, the journey would be a perilous one. And now, Rita's Resi, sometimes I dream in Italian, and Italy, the parody, and the homecoming. So, now we are going to a very different world. In Sometimes I Dream in Italian, Rita Silesi tells the story of two sisters of Italian descent, Lina and Angelo Lupo, who have to live up with the Italian past and learn Italian. They say, we did not speak Italian naturally, like our parents. We were Americans, and it was a foreign language. We were speaking about language this morning. The book's irony represented by Nina's tale to her sister Angel, the diasporans consider her very rocky because she speaks Italian and because she looks different. The focus of the first part of the short story is the whole neighborhood, New Haven, Little Italy, as Angel says. This is Italy. The Italian past is the Italian-American past. The immigrant journey is part of the family story tales, although Italy is looming in the background, consciously or unconsciously. As Angel sometimes even dreams in Italian. So, hence the title.
Italy is brought in by little English maquette, a typical way of living, weird Italian expressions and grandmother saying. The party reaches its climax when Andrew decides to visit Italy finally, with Dirk, a boyfriend of German descent. And, I quote, a sister demanded that Dirk and I bring back the tattest we need from Italy that we could possibly find. So Andrew leaves the US as an American tourist, but when she arrives at Roma airport, Andrew's no stars takes place, Andrew's no homecoming. In the midst of the confusion and the faces, she feels she belongs to Italy and defines it. A big party from my past, where she realizes that she's perceived as being similar to Italians and her homecoming is complete. Now, Rita Sigourisi mostly depicts Venice of all places. Venice is the place where Italian Americans go for their honeymoon. Because, I quote, everyone goes to Venice. Especially if he, she is Italian-American. Where German tourists and vacationers from New York and New Jersey go on black gondolas. These are all quotations from Rita Sigourisi. However, Venice is not only for tourists. It is a special place where Andrew gets engaged and where she can get lost and then finds a way out. I quote, it's easy to get lost in Venice, but the natives help you find a way. So in a way, it's us. She's speaking about us, the natives, Italians. As 19th century young people used to go to Venice as part of an educational trip around Europe, the so-called Grand Tour. So as Andrew, education and homecoming being completed by coming to Italy. Now, what most interests me, and that's the point of my research. Where are we going? Why am I comparing these two different women writers of Italian descent, one from Canada and one from the US? As you have understood, I hope you have understood from my explanation and my presentation, the chronotype of the two stories works in the opposite direction. From Italy to Canada in The Sicilian Wife, and from the US to Italy, in sometimes a dream in Italian, from the past to the future, in Catherine Edwards, and returning from the future to the past, in Rita Sigourisi. So, as you can see, there is an intersection of time and space. Catherine Edwards' affinity identity of Italian Canadian, where the other means a fragmental or double identity, is confronted with the third generation writer, Italian descent, Rita Sigourisi, returning to Italy from an American mainstream position. So, this is a very different situation. The story of identity building, their personal national background, the chronotopic relation with Italy are all very different. Nevertheless, they are both new travelers and a part of a new cross-border literary community, where Italy plays a major role as much as their countries of origin, Canada and the US. So what really interests me is the traditional critical boundaries are becoming more and more blurred if we consider the Catherine Edwards as a double ethnic and regional approach. And she speaks of a place where her family does not come from. You probably know that Catherine Edwards is from Veneto. She's not from Sicily. I mean, this is a big change, you know, from my point of view as an Italian critic, that somebody from a different country dares to speak about Italy, about such a, you know, an untalkable meat like mafia or Aldo Moro assassination is something that not even we Italians dare to talk about it. Because it's a very common question. Okay. On one side, and we consider the Catherine Edwards as a double ethnic and regional approach, and she speaks, as I said, Margherita Sigourisi on the other side makes a parody of her Italian American past. So making a parody, that I think is a big step forward, because when you make fun of yourself, then you have reached a point that you can speak freely of your origins or your heritage. Only when you are able to do so, then you have reached a point, you have made a point. And at the same time, she in the book, she accomplishes her nostalgia, her homecoming. And now, the final question that I leave open, I would like to have comments on that. What about Italy?
Isn't there any place to visit? Like in Rio de Janeiro? Is a crime scene, like in Catarina Edwards? Or a mythical land, also like in Catarina Edwards? Is a country of passionate desire? Or, like in Rio de Janeiro, is it just a dream? I would like to hear you on that. Thank you very much. Buonasera a tutti. Dunque, il mio intervento era originariamente previsto in francese, in quanto l'autore di cui parlerò è francofono, però leggendo il programma, visto che sono rimasta l'unica ad aver scelto questa lingua, per cui ho pensato che anche insomma, consultandomi con Licia, che sia preferibile virare verso l'italiano, visto che purtroppo, me ne scuso, ma il mio inglese non è adeguato alla circostanza. Dunque, Edipo Raoui è un autore nato a Sfax in Tunisia ed è un franco-italiano, si è stabilito a Toronto da oltre una cinquantina d'anni e quindi in effetti la presenza di uno scrittore franco-italiano di origine tunisina potrebbe apparire incongrua nell'ambito di un convegno dedicato alla letteratura italo-canadese. Però in realtà non è così, perché Edipo Raoui intrattiene un forte, uno strettissimo legame con l'Italia, di natura sia personale che professionale, ma anche e soprattutto essenzialmente letterario. Diciamo che Edipo Raoui è stato molto spesso in Italia per partecipare a convegni, conferenze, molte delle sue opere sono state tradotte in italiano, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della cittadina di Acquaviva delle Fonti in Puglia nel 2010 e nel 2014 la cittadinanza onoraria di Orbetello in Toscana. Quindi ha parecchi legami di carattere personale con l'Italia, ma soprattutto diciamo che l'Italia è una sorta di leitmotiv della sua opera, un'opera che è costituita da diverse decine di romanzi, racconti, raccolte poetiche e testi critici. È anche un critico letterario, oltre ad essere un poeta e uno scrittore, e l'Italia ritorna spesso nelle sue opere, e soprattutto a ben guardare è al centro di quella che è la sua riflessione critica per l'elaborazione della sua personale poetica, che ispirandosi diciamo alla sua identità transculturale, visto che ha una diciamo cultura di origine maghrebina, si è poi formato in Francia e successivamente perfezionato negli Stati Uniti per stabilirsi infine in Canada, ecco che la sua identità si è appunto formata, costituita per accumulazione, integrando diciamo elementi di culture diverse, e quindi ha ispirato tutta la sua opera a questa poetica transculturale che egli ha definito con un termine diciamo di sua invenzione, transpoétique. L'Italia è, essendo diciamo, il centro del Mediterraneo e quindi storicamente il centro dell'erranza mediterranea, di tutti quegli spostamenti di vario genere che nel corso dei secoli si sono avuti nell'ambito appunto del bacino mediterraneo, ha una forte carica simbolica per Edipo Raoui ed è il centro di quelli che lui chiama voyage interstiziale. Dunque, questo concetto di interstice nella scrittura di Raoui è molto è fondamentale, in quanto l'interstice è quello spazio tra le culture, tra mondi diversi, che permette di creare delle passerelle, dei ponti, e quindi di creare dei legami tra diverse culture e realizzare quindi quella che lui definisce una transculture, qualcosa che ingloba culture diverse e che si presenta come qualcosa di superiore, diciamo che inglobando culture diverse diventa qualcos'altro. Diciamo nell'opera di Raoui questo concetto appunto del viaggio, dello spostamento, del movimento fa sì che in qualche maniera tutta la sua opera possa essere considerata come una sorta di itinerario, di percorso
nel quale ciascuno scritto, e questo è vero soprattutto per quel che riguarda i romanzi, costituisce proprio una tappa di questo percorso nel quale migranza, erranza, viaggio e migrazione sono proprio dei simboli fondamentali. E in particolare parlavo dei romanzi perché ogni romanzo è ambientato in un paese differente e in effetti il vero protagonista dei suoi romanzi è proprio il paese in cui si situa l'azione. L'azione è concepita in modo da mettere in risalto soprattutto i luoghi, l'ambientazione, la storia dei personaggi si innesta sempre sulla storia del paese, quindi diciamo non è tanto la trama che è al centro dei suoi romanzi, quanto piuttosto tutto quel complesso di riferimenti di carattere storico, di carattere appunto tradizionale, il folklore, il patrimonio artistico-culturale di un paese, che fa parte, intesse proprio la scrittura di Edipo Rowi senza, diciamo, dar luogo a delle digressioni. Non ci sono delle lunghe descrizioni, vi sono soprattutto delle evocazioni di dettagli concreti che permettono di individuare, anche e soprattutto di vedere, diciamo, questi luoghi. Infatti si dice, la critica ha spesso affermato che la scrittura di Edipo Rowi donne à voir, quindi proprio fa vedere i luoghi soprattutto che presenta. Dunque, per comprendere, per apprezzare, diciamo, la scrittura transpoetica di Bourabi, è necessario soffermarsi su due temi fondamentali, appunto il viaggio e l'emigrazione, che hanno un valore non soltanto tematico nella sua opera, ma anche metodologico e teorico. Sono, diciamo, dei fondamenti metodologici e teorici. Il viaggio proprio costituisce una sorta, è una componente del metodo di lavoro di Edipo Rowi, è un modo per entrare in contatto con altre culture, uno strumento di conoscenza, e la letteratura, l'opera di creazione di Edipo Rowi intende proprio porsi come fine, come finalità, la trasmissione di questa conoscenza di realtà nuove, di nuove culture, di culture diverse. Vediamo che Edipo Rowi utilizza questo, diciamo, questa espressione che mi piace molto per definire la sua opera di creazione, quella di littérature en voyage. Lui dice appunto: dall'écriture transculturelle, il s'agit pas d'élaborer des voyages à travers des cultures pour accueillir les aspects exotiques ou folkloriques, o pour dramatiser une certaine nostalgie par rapport à la culture d'origine. Il s'agit plutôt de faire une littérature en voyage qui crée des essences, des parfums, des couleurs et des tonalités intégrées et assimilées dans la création en gestation. Il viaggio quindi è in pratica riflette quella dimensione dinamica della scrittura di Edipo Rowi che tende, diciamo, ad arricchirsi, a crescere, ad amplificarsi proprio attraverso il contatto con il nuovo, con nuove culture, con, il diverso, diciamo, la cultura differente. E questo scopo perseguito dalla sua scrittura è affidato chiaramente ai personaggi dei romanzi, che altro non sono, nella maggior parte dei casi, dei portavoce, e ciascun personaggio è una sorta di alter ego dell'autore. I suoi personaggi, i personaggi dei suoi romanzi sono spesso dei migranti o dei viaggiatori, e diciamo che uno dei più emblematici, possiamo considerare uno dei personaggi più emblematici, il protagonista dei due racconti che sono ambientati in Puglia, appunto questa regione con la quale Edipo Rowi ha un legame molto forte. Questo personaggio è Salih Ben Edda, è un magrebino emigrato in Canada, quindi evidentemente è un alter ego dell'autore, e soprattutto la cosa importante, svolge la professione di conteur, quindi è un cantastorie, questa figura tradizionale della società tradizionale magrebina e in generale mediterranea, che per Rowi ha un forte valore simbolico, perché appunto la funzione di conteur permette di trasmettere la cultura attraverso, diciamo, la viva voce, implicando la presenza effettiva, reale, degli interlocutori, di chi parla e di chi ascolta, quindi un auditorio presente, che quindi va al di là, in quest'epoca, diciamo, particolare di comunicazioni virtuali, di questo tipo di comunicazione che sembra più separare piuttosto che unire, mentre invece la trasmissione della cultura attraverso la figura del conteur è appunto non solo comunicazione, ma anche vera e propria comunione tra gli altri. E
in questa citazione vediamo che appunto Sami Bemidha nel romanzo Le Conteur, che è appunto il seguito in qualche maniera ideale di Puglia Brauberg, il primo racconto dedicato appunto alla Puglia, si definisce veramente passeur de culture. Questo è in pratica il, diciamo, l'impegno che Edith Browning assume in qualità di scrittore e che quindi affida appunto alla sua opera. En son fort intérieur, il est convaincu, si dice Sami Bemidha, qu'il a consciencieusement accompli sa tâche de passeur entre le sédentaire et l'immigré, l'Africain et le Canadien, l'Européen et l'Américain. Entre les héritages sudistes et nordistes, de conteurs d'histoire et de voyageurs, échangeant les valeurs acquises contre celles acquises dans tous les villages globaux. Quindi questa funzione di mediazione fondamentale che affida appunto alla scrittura. L'emigrazione è appunto un'altra tematica fondamentale sulla quale Edith Browning riflette moltissimo, non soffermandosi sugli aspetti di carattere sociale, economico che possano determinarla, quanto piuttosto concentrandosi sulle potenzialità offerte dall'emigrazione in termini di conoscenza, di arricchimento culturale, di scambio culturale che l'emigrazione comporta per il solo fatto di mettere in contatto dei mondi, delle culture che resterebbero altrimenti separate. E vediamo che per Browning l'emigration definì l'ontologia dell'être contemporain, quindi c'è questa sottolineare come l'emigrazione sia per lui un elemento costitutivo, essenziale dell'identità contemporanea, proprio perché attualmente il nostro tempo è caratterizzato da questa estrema mobilità di popoli, di culture, di informazioni, di conoscenze, e quindi per lui il movimento che è alla base della spinta dell'emigrazione costituisce proprio un elemento, un'essenza, è infatti ha coniato un altro termine, emigressons, proprio per identificare questa particolare caratteristica della identità migratoria. Un'identità migrante che per lui è un'identità tout-court. E la funzione dell'emigrazione, appunto, l'immigrazione è data tua educazionale, l'educazione alla differenza, al rispetto e all'accettazione della diversità e della differenza intesa appunto come valore. E ancora un'altra cosa importantissima, l'emigrazione per Browning è in pratica una forma di comunicazione, proprio una metafora della comunicazione. Trovo molto bella questa sua affermazione: quand je vous parle, j'émigre en vous, par ma langue, mes mots, mes phrases, mon intonation, ma gestuelle. Et si vous me répondez, vos paroles émigrent en moi, fondant un dialogue qui légitime à la fois ma présence et la vôtre. Quindi questa, diciamo, elevazione, sublimazione della emigrazione proprio come strumento di comunicazione e comunione. Dunque, l'Italia in questa sua opera svolge spesso la funzione proprio di mediatrice tra le culture. Nello scopo, nella finalità della scrittura di Browning di accostare, di avvicinare mondi e culture lontane, egli si serve molto spesso di un procedimento narrativo che appunto Lucy Stone McInnis ha definito in questo modo: l'auteur parvient à nous faire saisir l'inconnu par référence constante à des traditions qui lui sont plus proches, comme celle classique, arabe, canadienne, africaine, europea, eccetera. Quindi, in effetti, Edith Browning tende molto spesso a mettere a confronto realtà diverse, evocando diciamo, altre realtà come forma di mediazione per rendere immediatamente comprensibile ciò che è sconosciuto, ciò che è ignoto al lettore. Nei due racconti consacrati, appunto, dedicati alla Puglia, l'impegno, lo sforzo di Browning è proprio quello di creare, di far vedere i legami esistenti tra l'Italia e il Canada. E c'è anche, insomma, una nota biografica in quanto lui dice: «Je suis arrivé au nouveau monde en même temps que 400.000 Italiens. Ils se sont vite attelés à transformer une ville puritaine, quasiment morte. Le Toronto est cosmopolite métropolitain et né des mains de tous les immigrés récents. Bâtisseurs, les Italiens l'ont point dans l'est de Limoncello. Ainsi, l'austérité de l'atmosphère s'est égayée d'un air méditerranéen.»
Quindi questo riferimento, diciamo, questa evocazione dello spirito mediterraneo che è stato portato appunto dagli italiani a Toronto, dove lui vive, infatti vive appunto nella Petite Italie di Toronto, nel quartiere italiano. E poi vi sono anche degli accostamenti un po' più bizzarri, strani, ad esempio la pietra di Lecce, che è una pietra bianca, molto maleabile, molto facile da scolpire, viene paragonata, per rendere immediatamente comprensibile, diciamo, al lettore canadese di che si tratta, la pierre à savon qui fait le bonheur des Amérindiens dans leur création. Quindi questo elemento, diciamo, di contatto, la ricerca di un paragone, di una comparazione tra due elementi. E l'arte italiana, il patrimonio artistico italiano, svolge questa funzione ad esempio in un romanzo ambientato in Thailandia, Bangkok Blues, dove si narra una realtà chiaramente molto diversa da quella occidentale, e quindi la Vil Thaiuttaya, questa città thailandese, è descritta come la Venice dell'Est, quindi una immagine immediata ben conosciuta dell'Italia del mondo, oppure la pagoda in Clinet come un sorto di Tour de Pise, Entouré d'une enceinte carrée. Quindi vediamo che attraverso, diciamo, delle immagini che in questo caso sono fondamentalmente degli stereotipi, se vogliamo, dell'Italia, del mondo, si riesce immediatamente a rendere fruibile a un lettore che non ha dimestichezza con l'immaginario orientale alcune immagini, alcune realtà diverse per l'appunto. Nel momento in cui invece rappresenta l'Italia, lo fa in maniera non stereotipata, ma al contrario, si allontana dai luoghi comuni, si allontana, diciamo, da quelle che sono le piste battute, non c'è niente di idealizzato nella rappresentazione della realtà italiana che viene fuori invece dalla sua diretta osservazione. E quello che cerca nel momento in cui osserva la realtà italiana è fondamentalmente l'elemento transculturale che si cela dietro una tradizione, un monumento, un sito, un luogo di interesse storico. Ad esempio, in Puglia avrà ouvert sempre la Basilica di San Nicola a Bari, è appunto esaltata non tanto nella sua bellezza architettonica quanto nel suo valore simbolico come punto di incontro tra Oriente e Occidente, in quanto il santo nato a Mira in Turchia appunto ha vécu à cheval entre les cultures, quindi un primo esempio appunto medievale di transculturalismo ad litteram.